ricerca e nelle professioni è un gruppo molto ricco. In questo album fotografico ci sono molte personalità differenti, da Maria Gaetana Agnesi, matematica, a Lika Steiner, grafica, ad ambientaliste come Laura Conti, ad architette come Cini Boeri o Gaio Lenti. Ma ci sono anche storiche e ci sono soprattutto tre figure che vale la pena un po' di più ricordare, visto la sede in cui ci troviamo. Rachele Farina, Anna Rita Buttafuoco, Luisa Mattioli Peroni. Cominciamo da quest'ultimo. Luisa Mattioli Peroni si laurea in giurisprudenza, è la prima donna a depositare una causa, una sentenza al Tribunale di Milano, perché fino al 64 era impedito, diventa presidente dell'Unione Femminile e la sua capacità gestionale e amministrativa fa risolvere molti dei problemi che aveva questa istituzione, una strada che segue, riportarla agli antichi splendori, anche Anna Rita Buttafuoco, di cui però non si può dimenticare quanto sia importante il suo ruolo di storica come fondatrice della Società delle Storiche Italiane, come la prima a fare un corso di storia delle donne. E nello stesso tempo, però, se parliamo di storia, non possiamo dimenticare Rachele Farina, che è quella che praticamente cura la direzione generale della grande mostra Esistere come donna a Milano, che si è tenuta nel 1983 e che anche lei diventa presidente dell'Unione Femminile. E questo dà l'idea di come la loro capacità si sia poi riversata anche nell'attività continua di questa istituzione che ospita questa galleria fotografica.